Salute e sicurezza sul lavoro, oggi la presentazione del secondo rapporto dell'ANMIL, nessun triste primato riguardante gli incidenti per la nostra regione, ma c'è ancora tanto da fare, come ci racconta Maria Teresa Laudato. Di lavoro si continua a morire. Il secondo rapporto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, presentato oggi dall'ANMI nella sala del Parlamentino del CNEL, fotografa la situazione a 10 anni esatti dalla promulgazione del testo unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, legge dello Stato nata nel 2008 a cavallo tra i ministeri tenuti da Cesare Damiano e da Maurizio Sacconi. 10 anni coincisi con una crisi economica. Ho voluto mettere a disposizione degli attori principali che fanno sicurezza un nostro documento, lo studio nostro, di chi vive tutti i giorni sul campo, la salute e sicurezza di chi si è fatto male, di chi si è ammalato. Quando c'è stata la ripresa economica intorno alla fine del 2013-2014, gli infortuni non è che sono risaliti, però hanno perso quel ritmo, quel forte ritmo discendente che avevano assunto negli anni forti della crisi, negli anni neri della crisi, e si sono praticamente assestati su un livello costante. Nel Lazio sono stati 46 decessi nel primo semestre di quest'anno, lo stesso numero nello stesso periodo dell'anno scorso. 26.259 gli infortuni denunciati a fronte dei 26.998 dello scorso anno, con una riduzione del 2,7%. 2.516 le malattie professionali rilevate contro le 2.404 dell'anno precedente, con un incremento del 4,6%. Sono dati che seguono l'andamento nazionale, anche se la prevalenza del terziario, concentrata nella capitale, mette al riparo la regione dai tristi primati riservati purtroppo al nord-est.